presto, ci rivediamo anche oggi. Allora, adesso vi devo dire una cosa, Vi ricordate l'altra volta che Guffetto ci ha raccontato una storia bellissima? Ma quel furbacchione, sapete cosa ha fatto? Volete sapere? Con quell'uovo di cioccolato? Ah, allora adesso lo faccio raccontare a lui. Non ve lo dico io, Siete pronti per ascoltarlo? Ascoltate bene quello che vi racconta quel monello. Ciao bimbi, ci vediamo dopo! Ciao bambini! Ci rivediamo anche oggi! Che bello! Ma vi è piaciuta la storia dell'ovetto di cioccolato? Aspetta, sì! L'ho sentito il vostro sì! Ma dovete sapere una cosa, Io sono un gufo molto goloso e non ho resistito fino a Pasqua. E ieri pomeriggio, insieme ai miei amici uccellini, ce lo siamo mangiato in un sol boccone. Ma che bontà il cioccolato! Ma guardate, ho una cosa per voi, aspettate che vado a prenderla, Dentro all'uovo c'era una sorpresa e non l'ho aperta, Gli ho voluto aspettare. Siete pronti a venire a vedere cosa c'è dentro? Dai, allora seguitemi! Guardate bimbi! Cosa vede il mio occhio gufoso? Ciao, siete pronti? Lo apriamo? Oh, ma cosa c'è dentro? Aspettate un attimo che tolgo il mio occhio gufoso. Ma che cos'è, bimbi? Aspetta che provo a chiedere a Diana. Guarda, gufo, io svuoto la sorpresa. Ma sembra qualcosa di polveroso. Un color marrone. Ma chissà che cos'è? Io non lo so, proviamo a chiederlo alle altre maestre. Va bene, gufo? Sì, sì. Va bene, chiediamo alle altre maestre. Che buono. Accipicchia, mi sa che mi avete beccata, bimbi. Sì, io lo so, Lo so che prima vi ho detto che Buffetto era un po' un furbacchione, perché aveva mangiato l'uovo di cioccolato, ma anch'io sono un po' golosa. E allora volevo provare anch'io la polvere di cioccolato e vi devo dire che è molto buona. Dovreste provarla anche voi. Io ne assaggio ancora un po', Buona! Bimbi, ciao! Allora, Buffetto è stato molto fortunato, avete visto? Nell'uovo di Pasqua ha trovato la polvere di cacao. E Laura golosona, la maestra Laura, ha voluto assaggiarlo, è furbetta quella. E io invece voglio farvi vedere un'altra cosa. Anch'io, ho recuperato la polvere di cacao. E sapete che ho scoperto che ha un profumo delizioso. Mamma, che profumo, bimbi! È proprio profumo di cioccolato, Verrebbe voglia anche a me di provarlo. Accipicchia. Profumo buonissimo. Ma ho scoperto anche un'altra cosa, sapete? Ho scoperto che il cacao si può anche ascoltare. Si può sentire il rumore del cacao. E sapete come ho fatto? L'ho messo in alcuni contenitori che ho trovato nella mia casa. Proviamo a sentire, vediamo se riesco a farvi sentire il rumore del cacao. L'ho messo in questo vasetto di vetro, vediamo. Un pochino si sente. Vediamo nel barattolo di latta. Ah, caspita, che rumorone qui che fa questo cacao.
Wow, mi diverto un sacco! E poi l'ho messo anche in questa scatolina magica, una scatolina di legno che ho trovato nella mia casa. Vediamo che rumore strano fa. Oh, bello questo rumore, bellissimo. Poi, bimbi, ho avuto un'altra idea. Ho provato a mettere un po' di acqua nel cacao. Vediamo cosa succede. Adesso proviamo a girare con questo cucchiaio di legno, eh. Giriamo, giriamo, giriamo. Dovete provare anche voi, Giriamo. Poi sapete cosa faccio? Aggiungo ancora un po' d'acqua. Ma questa volta per paciugare uso le mie mani. Guardate un po'. Wow, meraviglia! Proprio bello paciugare con l'acqua e il cacao, i bimbi. Guardate un po' le mie mani, guardate. Bimbi, è bellissimo! Aspetto i vostri video e le vostre foto, Paciugate anche voi, mi raccomando, e vi mando un bacio cioccolatoso. Ciao bimbi! Eccoci qui. Allora, cari genitori, questo pezzetto di video è dedicato solo a voi, non ai vostri bambini, perché abbiamo pensato di potervi dare delle indicazioni per agevolare al meglio l'esplorazione di questo materiale con i vostri bimbi. Vi ricordiamo innanzitutto che questo lavoro che vi stiamo proponendo non ha un obiettivo. L'unico obiettivo è quello di permettere l'esplorazione ai bimbi, quindi vi chiediamo di non dare loro delle indicazioni precise su cosa devono o non devono fare, ma di lasciarli liberi di esplorare il cacao e l'acqua, in questo caso come meglio credono. Quindi la prima cosa da fare è lasciar liberi i bimbi di poter sperimentare il materiale che hanno di fronte e prendetevi anche voi del tempo per osservarli e vedere che cosa fanno. Vedrete che se riuscite ad osservarli con attenzione anche voi scoprirete delle cose nuove che magari col cacao non avevate neanche mai pensato. Dopo questo primo periodo, questo primo momento diciamo di osservazione, potete poi proporre ai bambini dei materiali diversi con i quali approfondire la loro scoperta. Se ad esempio un bambino sta manipolando con l'acqua e col cacao e vedete che ha voglia di provare a lasciare una traccia con questo materiale, potete provare a suggerirgli dei materiali che gli possano agevolare appunto questa scoperta. Quindi io ho pensato ad esempio ad un foglio o comunque a materiali diversi, cartoncini, la carta oleata, quello che avete in casa. E poi, siccome al mio bimbo ad esempio piacciono molto gli animali, vorrei provare a proporgli degli animali appunto diversi con il quale lui può provare ad esempio a lasciare delle impronte di tipo diverso, oppure dei materiali come ad esempio dei tappi di forma e di materiale diverso, di plastica o di sughero, con il quale appunto può sempre provare ad esempio a fare dei timbrini o a lasciare delle tracce. Oppure se un bambino vedete che è più portato alla manipolazione proprio con le sue mani, potete provare a proporre dei materiali per i travasi. Quindi io ho pensato ad esempio a delle ciotole, anche qua di forme e materiali diversi. Ho preso un imbuto, un colino a maglie strette e un cucchiaio. Ecco, tutto materiale che potete recuperare tranquillamente in casa. E se avete in mente altro va benissimo. Comunque la prima cosa davvero è quella di osservare i bambini e vedere quello che loro fanno. Una volta che avete osservato potete voi proporre appunto dell'altro materiale in modo da solleticare diciamo la loro ricerca. Ecco, noi se avete bisogno potete provare a contattarci e a chiederci suggerimenti. Aspettiamo i video dei vostri bimbi e siamo sicuri che anche voi farete delle belle scoperte insieme. Quindi buon lavoro!